il giornale, la voce ovviamente, all'etere e quindi. Beh, Etere comunque anche la televisione, Sì, alla radio. certamente, però alla radio in questo caso Rete 5, Sergio Piccini, titolare della stessa, ovviamente anche a lui la parola. Allora, Radio Rete 5 è nata nel gennaio 1984 per gioco, per divertimento, poi, e dopo ed era soltanto mia, poi nel 1988 è stata costituita una società ed eravamo in decisione di espandere la radio per cercare di diventare una realtà sempre più presente sul territorio. Nel 90 è arrivata la maledetta, io così la chiamo, legge 223, la legge Mammì, legge che di fatto ha deciso di uccidere quelle che erano le voci locali. Noi siamo stati tra l'84 e il 90 insieme a tante altre emittenti, erano 11 le emittenti radiofoniche presenti sul territorio, erano tantissime. Nel 90 hanno avuto un vero e proprio diciamo collassamento, cioè hanno chiuso quasi tutte fuorché l'emittente Nuova Radio Video L che è rimasta fino allo scorso anno e nel marzo del 1996, no, 95 ha deciso di chiudere l'attività e di comunque siamo rimasti la radio della zona. Noi, a differenza di Nino, siamo riusciti a tenere la concessione con la fatica di sempre, ma perché? Perché la radio aveva qualche obbligo in meno rispetto alla televisione. La radio, essendo un mezzo che ha dei costi minori, lo Stato e la legge ha chiesto c'è meno obblighi rispetto al settore televisivo. La particolarità però di questo incontro credo sia innanzitutto fare capire che il nostro non è un gioco, perché è ora di chiarire finalmente anche al pubblico che ci sta ascoltando sia alla radio sia alla tele in questo momento che questo è un lavoro, è un lavoro difficile. Perché negli anni 80 molti hanno giocato con questi mezzi, molti sono nati, hanno fatto di tutto, c'era chi trasmetteva film in certi orari, c'era chi faceva la radio solo per gioco mandando in onda di tutto, qualsiasi ora, e poi nel 90 tutto un tratto dal gioco si è passati addirittura ad una legge rigidissima. Ma questo è accaduto in modo molto chiaro il 2 agosto del 1990, cioè una data in cui tutti sono attenti ai problemi della gente. Voi immaginate, noi eravamo editori, tutto un tratto, ci siamo trovati il 2 agosto, chi ha dovuto sospendere le vacanze, io ho passato il mese d'agosto in compagnia di Nino, giù negli studi di Piazza Europa, tutto il mese a cercare di capire quello che la legge voleva dire. Tutte le associazioni sindacali erano chiuse per ferie, gli uffici per chiedere documenti erano chiusi, abbiamo dovuto chiedere a sindaci piaceri enormi nel chiedere se potevano farci fare determinate pratiche perché non c'era il personale e così via, perché entro il 23 agosto di quello stesso mese dovevamo presentare migliaia di carte, cioè documenti, che dovevano darci la possibilità di trasmettere, cosa che abbiamo sempre fatto, come sancito dalla sentenza 202 del 76 della Corte Costituzionale che diceva che c'era la libertà di pensiero. La stessa legge, la legge 223, ha di fatto, in qualche modo, tolto quella sentenza perché anziché dare spazio alle locali, si è deciso di aiutare le emittenti nazionali. E allora nel 1990, diciamolo chiaro, c'erano delle responsabilità comuni, sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, quindi sia il Partito Comunista sia la Democrazia Cristiana hanno deciso di emanare una legge che di fatto ci ha fatto passare momenti terribili. Nino ha il problema che non ha la concessione, noi abbiamo il problema invece che abbiamo magari i canoni di concessione da pagare che sono esagerati, quindi ci ritroviamo da No, due no, ma parti, guarda ma che il Ministero ha chiesto, cioè, sì. mi ha mandato una Sì, documentazione per cui io torneremo devo anche su pagarla lo questo. stesso, io non No, ho la no, no, ma concessione, non ma io è. devo pagare lo stesso il Io canone, credo che cioè, la gente in questo presentiamolo momento. bene a questo punto, eh. No, io chiedo che in questo momento No, non questo per vogliamo fare rispondere a capire. quelli che dicono, ma voi siete abusivi. No, no, noi stiamo pagando, poi ci Per torneremo dopo. tornare, la radio anche lei comunque ha degli obblighi che una volta non aveva. È un mezzo che cerca di tenere compagnia alla gente, noi abbiamo degli obblighi di orario che sono elevati, dobbiamo iniziare alle 7 del mattino fino alle 7 di sera, sono 12 ore almeno di trasmissioni da dover condurre, il problema dei dipendenti lo abbiamo anche noi pesa moltissimo anche il problema della SIAE che incide tantissimo dovendo fare tanta musica,
gli autori e gli editori chiedono naturalmente i loro diritti. Io mi fermo qua per il momento perché ho voluto ribadire innanzitutto che il nostro lavoro non è un gioco. Troppo spesso incontriamo ancora gente che sembra, cioè, che stiamo facendo. Ci sono fermi alle vecchie radio nate, sì, tra amici. Mentre invece noi abbiamo un obbligo, siamo diventati servizi di pubblica utilità e credo di anticipare volentieri il discorso che tra poco tratteremo come mass media locali. Ed è bello vedere che quando si tratta di parlare della nostra gente, della nostra cultura, delle nostre notizie, delle nostre abitudini, noi tre, che siamo appartenenti a tre distinte società, ci troviamo insieme. L'abbiamo fatto lo scorso anno con una manifestazione per la nostra strada, lo stiamo facendo adesso perché stiamo parlando del vostro interesse, perché chi parla di voi, dei vostri problemi, delle vostre situazioni, siamo noi. Ma noi ci siamo se voi ci sosterrete con il vostro aiuto, con il vostro ascolto e soprattutto con la disponibilità di ascoltarci questa sera, perché vogliamo farvi capire il problema che abbiamo di vita e di rapporto con gli enti pubblici della nostra zona. Ma adesso torniamo alle tematiche, certo, che ci legano, e partendo credo da Nino che dovrà, sì, dirci qualcosa. Abbiamo capito da questo primo intervento.